attese troppo lunghe. Intanto vi sono un po' di acqua. Chiara, brava. E brava, Chiara, brava. Però appunto, meno male che ci sono io, dai. Chiara fa un ottimo lavoro di squadra, dando così il tempo a Stefano di terminare le pallotte caccio e ova, la voglia di Francesco. Sono milionale nostre, dai. Stefano, raccontaci la ricetta. Ho tagliato del pane in cassetta, ho messo il pecorino, le uova, un po' di sale e pepe e le ho fritte. Grazie Stefano. Buonissime, non voglio sentire una lamentela. Non le ho mai provate, però a me questo piatto non dice niente. Alessandra? Non ne vado pazza. C'è il pomodoro, poi un po' amaro. Forse sei un po' tu amara oggi, magari. No, per niente. Chiara, queste pallotte qua mi sono rimaste, vedi qua. Devo dire che ha seguito fedelmente la ricetta. Gli farò i complimenti per questo piatto. Io sono soddisfatta. Piatti eccezionali e insieme Roberto e Stefano sono pazzeschi. Abbiamo terminato i nostri piatti, iniziamo la votazione. Ognuno potrà assegnare da 1 a 5 gettoni per ogni piatto. Chiara non potrà votare. Iniziamo con il piatto scelto da Chiara. Ravioli di magro, burro e salvia. Alessandra. La prossima volta facciamo 16 in un piatto solo, va bene? Va bene, va bene. Io do 4, dai. Grazie. Manuela. Ai ravioli do 4 gettoni perché erano molto buoni. Grazie. E mi hanno riportato a casa a Parma. È un piatto che mi è piaciuto molto. 4 gettoni. Grazie. Grazie. Votiamo. Il tuo piatto forte, i tagliolini al tartufo. Alessandra. Era una macedonia, non mi è piaciuto per niente. Gli do 1. Manuela. Mi hai ucciso il tartufo. 1. Se tornassi indietro, avresti fatto la stessa scelta? Beh, avrei proposto più semplice, senza troppe cosine sopra. Hai ammesso un tuo errore, e questa secondo me dote è molto importante. Ti do 2, generoso. Grazie mille, Francesca. Ora la mia voglia. Pallotte, caccia e ova. Manuela. Sinceramente non mi è piaciuto, non mi ha detto niente. 2. Ok. Alessandra. Pomodoro era amaro, mi dispiace, solo 2. Non hai accontentato la prima voglia, ma la seconda è come, e quindi ti do un 4. Bravo chef. Thank you. Beh, abbiamo terminato la nostra votazione. Stefano, Roberta, se avrete vinto, mi rivedrete. Grazie. Il secondo ristorante, Piazza 1909, totalizza 24 punti. Da Piazza 1909 ho conosciuto una vera famiglia italiana. Ed è talmente tanta la nostalgia di Stefano per l'Italia che ha voluto metterla tutta in un piatto. Ha fatto uno sbaglio, ma solo per amore. La classifica vede Mamma Mia in testa con 27 punti. A seguire Piazza 1909 con 24 punti. Seconda solo a Los Angeles, San Diego offre un'esperienza californiana a 360 gradi. San Diego è la città perfetta per rilassarsi, le spiagge, il mare. Tappa fissa la spiaggia dei surfisti, è pazzesca. La cosa più bella da vedere è Cape Beach, dove ci sono le foche. Guardatela! Andare a fare il bagno con loro, incredibile. Sono così belle che tanto che si mettono in posa così. Se non è una creatura bellissima. Ma San Diego non è solo spiaggia e mare. Mi piace Gaslamp, è un quartiere storico, ci sono tanti pub, tante discoteche, è molto vivo. Ciao Italia! È bellissimo Balboa Park, c'è stato il primo Expo di San Diego. È una location veramente bella con un sacco di musei. Io sono venuto a San Diego per vedere la portaerei e per visitare.
visitarmi tutto il porto. La parte che preferisco di San Diego è qui, Old Town. Si respira un'atmosfera di confine, sembra proprio di essere in Messico. Ciao Italia! E in fondo, la spensieratezza è ciò che contraddistingue questo piccolo angolo di paradiso. La spiaggia, le persone, l'energia che si respira, è come vivere in vacanza, un sogno che è realtà. Francesco e le tre italiane che vivono a San Diego sono diretti verso il ristorante preferito di Manuela. E quindi, Emanuela, dove siamo? Oggi siamo a Temecula. Temecula è anche una piccola old town che è in stile vecchio west. Ed è molto conosciuta perché è la regione vinicola più grande della California del Sud. Parla di vigne, colline, giardini, coltivazione. Io vedo un centro commerciale abbastanza noioso. Alessandra, Chiara, che ne pensate? Ah, zero. Come punteggio è già zero. Cioè, siamo in un parcheggio pieno di macchine. Anzi, c'è anche il parcheggio a pagamento. Oggi vedo, cara Alessandra, che ti sei svegliata di buon umore. Sì, col piede giusto. Infatti, vado alle scarpette. Ma sì, ma la critica del parcheggio è vecchia. Cioè, me l'aspettavo. Basta, chiuso e andiamo a mangiare. Eccoci qui. Benvenuti a Gourmet Italia. Come vi sembra? Passa un po' inosservato. Sì, sono d'accordo. Non mi insegna, neanche si vede passando. Passando con la macchina io tirerei dritto. La scritta piccola però ci vuole perché non vuole.